Il sindaco sta cominciando la sua presentazione qui a Cannes, sentiamo le sue parole. Sta parlando in inglese, io cercherò di tradurre in tempo reale. Io sono diventato sindaco di Genova nel 2017 per il primo mandato, poi altri 5 anni nel 2022, quindi ho ancora 3 anni da sindaco in città prima di dedicarmi a viaggiare con la mia barca. Sono stato a Cannes 5-6 volte con la mia barca, quindi conosco benissimo questa città dal mare. Che cosa stiamo presentando oggi? Un grande progetto per la città, con l'obiettivo di rendere Genova una città internazionale, innanzitutto. Una città in cui la comunicazione è semplice, una città con una grande qualità di vita, dove è bello vivere, lavorare e passare tempo libero per divertirsi. Questi sono i nostri tre più grandi obiettivi e che come facciamo a raggiungerli? Abbiamo 7 miliardi di euro di progetti che sono già stati finanziati e quello che vedi adesso in bianco sono tutti i progetti che sono stati già finanziati e che realizzeremo entro il 2030. Quindi questa è la fotografia della città che sarà nel 2030. Aggiungendo questo ai 7 miliardi abbiamo altri 6 miliardi dallo Stato, dal PNRR, per il grande tunnel del Terzo Valico che vi spiegherò che cos'è, è un importantissimo punto di comunicazione per le ferrovie. Abbiamo anche investitori privati qui. Investitori privati finora hanno investito circa 2 miliardi, ma c'è spazio per altre cose qui ed è il motivo per cui siamo qui. Il motivo è di dare il profumo della città e di permettere a tutti di capire come l'evoluzione, come quanto è evolutiva la situazione della città. Quindi cominciamo da qui. Primo punto, i trasporti. I trasporti sono fondamentali oggi. Noi abbiamo la consapevolezza che ci vogliono almeno 15-20 anni per realizzare infrastrutture, quindi non possiamo investire in infrastrutture se non abbiamo una visione di lungo periodo. Subito le infrastrutture dal mare, c'è una nuova diga foranea, è questa, completamente nuova, è già in esecuzione e questo permetterà di portare 3 milioni di metri cubi di acqua che saranno dedicati alla città. 1 milione di metri quadrati sarà riempito con terra, saranno riempimenti. Vedete le aree bianche qui? E questo permetterà di avere più spazio per il business nel porto. Questo per i container. Per altri tipi di beni, anche per i RoRo, probabilmente siete familiari con i RoRo, sapete cosa sono, RoRo packs, un nuovo modo di trasportare camion e container dappertutto per le autostrade del mare, dall'Africa all'Europa, dall'Asia verso l'Europa. Questa è, diciamo, il nostro progetto. 3 miliardi di euro saranno investiti in porti, in porticcioli, infrastrutture, riempimenti per avere una migliore connessione nei porti del sud dell'Europa e Genova è candidata per diventare il più importante porto del sud Europa. Perché? Perché è molto ben connessa con il corridoio Reno-Alpi, con Rotterdam, tra Rotterdam e Genova, cioè il 55% di tutti i beni in Europa passano da questo corridoio, Rotterdam dal nord, dall'America e Genova dal sud, questo Africa e Asia attraverso il canale di Suez, e noi sappiamo che c'è un problema adesso lì a causa della guerra, ma speriamo che entro il 2030 la situazione sia risolta. Questa è la ragione per cui Genova è la candidata per fare questo lavoro. Altre infrastrutture sono molto importanti, il Terzo Valico, che connette da qui attraverso Milano, verso Milano. Il Terzo Valico ci permetterà di avere il treno in un'ora, quindi dal 2026 Genova avrà questo collegamento
e quindi permetterà alle persone di vivere a Genova, lavorare a Milano o avere la sede a Genova e alcuni business o in riunioni di lavoro a Milano. Le due città saranno un'unica area metropolitana, esattamente come in altre comunità in giro per il mondo, altre grandi città. 133 chilometri non sono una questione problematica ormai. Genova, Milano, Torino. Torino avrà lo stesso vantaggio. Sarà un'unica area metropolitana ben connessa. Questo è l'area più ricca dell'Europa se considerate tutte le economie di queste tre aree. Quindi è davvero un grande salto verso il futuro. La connettività è fondamentale. Dopo questo, il secondo punto importante è la connessione dentro la città. Noi triplicheremo la metropolitana di Genova. O meglio, l'area metropolitana di Genova. Costruiremo una nuova metropolitana, lo Sky Metro, verso la vallata, e un'altra qui. E un'altra qui. Questi sono stati già finanziati, sono in esecuzione adesso. Questa è pronta per cominciare, le altre sono già cominciate. E questo permetterà di avere un buon sistema di trasporto urbano e alla fine una riduzione dell'inquinamento. La sfida ambientale per Genova è particolare, è unica. Guardate quanto verde c'è nella municipalità, le nostre montagne sono verdi. Se consideri oggi il bilancio della CO2, è molto facile. Noi mettiamo 1,8 milioni di tonnellate nell'aria e tutto il verde che c'è qui si prende via 3 milioni. Qui il bilancio è già positivo. Quindi volendo potremmo vendere noi dei certificati verdi, ovviamente non lo facciamo, ma se considerate questa città è già positiva dal punto di vista del bilancio della CO2. E poi abbiamo anche le navi qui, e le navi in porto purtroppo oggi qualche volta non utilizzano l'elettricità, continuano a utilizzare emissioni di CO2, continuano a utilizzare carburanti. Ma nonostante questo il nostro bilancio è attualmente positivo, e per il futuro abbiamo circa 300 milioni per connettere completamente tutti i porti da questi porti, tutto sarà connesso dal punto di vista elettrico, quindi ci sarà un'elettrificazione di tutte le banchine. Un altro investimento importante è nell'alto livello di educazione dell'università e la possibilità di fare sport. C'è un villaggio tecnico qui che ha già il 50% di completamento fatto. Nei prossimi tre anni sarà completato, è l'area di Azzelli. Abbiamo lo student housing in tre posti diversi, uno è qui, l'altro è qui, e il terzo è qui. Nella vecchia città, nel centro della città, la questione degli alloggi per studenti sono molto importanti. Abbiamo il 25% degli studenti che vengono da fuori Genova, e dunque è molto importante questo punto perché l'università la vogliamo ad alto livello e quindi dobbiamo investire di più in questo, anche perché per le famiglie andare a Milano è un costo, venire a Genova è un terzo di quel costo rispetto a Milano, quindi per gli alloggi di studenti questo è molto importante. Lo sport. Noi stiamo rinnovando completamente il palasport qui. Per quelli che sono vecchi come me in Italia, vi ricorderete che tutti i record sono stati fatti indoor di atletica qui a Genova per almeno 15 anni. Ora dovremo recuperare tutto quello e questo anche sarà un'altra area sportiva, e questa qui per il rowing. Lo sapete che cos'è? Ecco i pali remieri, molto facile fare qui il rowing perché ci sono 2 chilometri di terra, e qui abbiamo la parte della vela, la casa della vela. Tutti questi tre centri saranno di livello nazionale, saranno centri di educazione nazionale per questi sport, quindi questo è molto importante per noi, e abbiamo federazioni nazionali basate a Genova perché abbiamo queste capacità. I grandi investimenti dal punto di vista dello sport, eccoli. We are doing
stiamo facendo tanto dal punto di vista delle infrastrutture, come ho detto prima, inclusa una nuova cosa, una struttura internet, tutti i cavi internet che sono sottomarini adesso entrano in un pezzo di Europa, attualmente vanno a Marsiglia, che hanno cominciato a lavorare 2 anni fa per farli arrivare anche a Genova, perché Marsiglia è piena di questi cavi e dunque ce ne sono nuovi che stanno arrivando a Genova, specialmente quelli dell'internet che arrivano dall'Asia e dall'Africa, e questo per noi è un'importantissima opportunità di investimento, perché come sapete quando i cavi sottomarini entrano in città sulla Terra, tutto quello che deve essere devono essere riconfezionati in modo tale che possano essere utilizzati, e noi siamo capaci di farlo. È una sfida importante, sono importantissime anche dal punto di vista della protezione dei dati, sia italiani che europei. Ci sono tanti investimenti qui, e quindi le linee potranno essere anche vendute, potranno essere acquistate da qualcuno. C'è tanto business intorno a questo aspetto, quindi stiamo investendo tanto nei centri internet che ci permetteranno di gestire tutti questi cavi e questi dati. Questa è la stazione di messa a terra dei cavi, e qui è dove, qui e là è dove metteremo tutti i centri internet. Ambiente, come abbiamo detto prima, noi metteremo 3 grandi parchi nuovi. Il primo è qui, 5.000 alberi saranno messi qui, ci sarà questo parco nel waterfront, questo è completamente nuovo, è sul mare. Intanto diamo il benvenuto al presidente della Liguria, Giovanni Toti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ok. And this green area is quest'area absolutely verde critical, è assolutamente importante e cruciale per noi, e permetteremo alle persone di sentirsi in vacanza mentre sono nel mezzo della città. Questo è quello che è importante. Un'altra cosa importante è qui, all'inizio del tunnel, un altro parco. Come ho detto prima, costruiremo un tunnel qui. Il tunnel inizierà dalla lanterna e finirà nella grande area di via Brigate Partigiane. E il tunnel è importante perché ci permetterà di portare fuori un pezzo di traffico dal centro. Avremo un'autostrada in città e tutti i palazzi potranno guardare l'acqua. Quando Renzo Piano ha realizzato questa visione, mi disse: ricordati che la città è nata sull'acqua o come minimo intorno all'acqua, e non ci sono ragioni perché non debba continuare a rimanere una città costruita attorno all'acqua. Quindi dobbiamo mettere il mare più vicino alla città. Nel passato i porti commerciali erano una divisione tra la città e l'acqua, oggi invece vogliamo essere sicuri che il mare possa tornare alla città, e questo è molto importante. Portare, diciamo, qua questa autostrada ci permetterà di avvicinare i palazzi al mare, e questo sarà un grande miglioramento dal punto di vista del real estate, cioè del mercato immobiliare. Noi stiamo costruendo anche un'altra area qui, qui a Pegli. Costruiremo una nuova marina e una nuova spiaggia. La marina e la spiaggia permetteranno ancora all'acqua di essere più vicina alla città e farvi sentire in vacanza. E lo stesso qui. Le spiagge saranno completamente riconvertite. With the new marina, e con la nuova marina qua, the feeling will be exactly il feeling sarà proprio Santa quello Margherita di sentirsi Rapallo, come a Santa Margherita Rapallo, perché questo è il modo in cui noi ci sentiamo. Noi ci sentiamo così dal punto di vista del business, ma anche dal punto di vista nostro personale. Ci sentiamo in vacanza. To the system here. So we talk about the green, abbiamo parlato dell'ambiente, del verde, delle marine. One of the business that is coming, uno dei business che sta arrivando right now, molto aggressivamente adesso, come is, sapete, actually, è la questione della nautica da diporto.
what we call diporto in Italian language, che noi chiamiamo diporto appunto in italiano, ma boating for leisure, internazionalmente diciamo boating for leisure, well, è un business che sta andando molto bene, sta crescendo 20-30% tutti gli anni, so a port e like quindi Genoa, un porto come Genova non può it. Dimenticarsi, I mean, questo past, e nel passato Genova really era un grande now porto commerciale, sure ora vogliamo essere sicuri che le persone capiscano che non è soltanto un porto commerciale, è anche un porto per la nautica da diporto, e quest'area sarà completamente dedicata al diporto. Important compresi means, questi yardship, punti qua che sono marine, and also riparazioni navali where you e anche cantieri navali dove puoi anche mettere appunto fuori la barca dall'acqua e fare la manutenzione, appunto this le riparazioni navali. Questa è una questione che è unica a livello mediterraneo, ci sono due altri porti che fanno questo tipo di lavoro e dal punto di vista business point they would like to continue. Della qualità noi saremo il numero uno, so, però. I forgot to mention another important ho dimenticato park. Di citare anche un altro parco importante che è questo, the other one here, l'altro qua, but the third one is e il terzo the è sulle montagne. We are going to build, noi costruiremo ready in, e saremo pronti May 2025, in maggio 2025 una nuova they go up to the top of the mountain una nuova where funivia che porterà important forts, actually five, i nostri, the other i nostri two over there. Forti sono those tre ma ci sono altri due qui, sono cinque totalmente. We have already a walls. Noi abbiamo già has been built at that time, costruito dei muri qui wall e questi sono in Europe, le più grandi mura che in the ci world, sono the second nel one. Mondo sono the le Chinese seconde one nel mondo one, la prima è la muraglia cinese the wall of Genoa. Ma la seconda è il muro di Genova you can composto see they build over there to protect the city. È stato costruito per proteggere la città right now, ma è importante oggi perché è un parco is a something that you it's good to see, but also we would like people che ha una to vista live bellissima, over there. Ma live, sorry, si not può to live, anche to enjoy over divertirsi there, in queste aree, magari al weekend, fare bike, sport, jogging, andare in cycling, bicicletta, jogging, all this kind of stuff. Horse tutte queste cose, also. Si può fare anche passeggiate a cavallo, point, e dal punto di vista sportivo è peculiare, unico, really quello che è veramente unico, è che puoi stare mezza giornata qua sul mare, nell'acquario, e magari l'altra metà sulle montagne, andare in bicicletta, non vedo nessun'altra città, almeno nel Mediterraneo, che puoi fare queste cose. Quindi dal punto di vista turistico è veramente importante. Non dimenticate che stiamo costruendo qui sei moli per le crociere, che è un altro business importante che vogliamo creare, vogliamo investire pesantemente, perché le crociere aumentano moltissimo l'economia locale, l'aiutano e anche da un punto di vista tecnologico ci aiutano a fare grandi evoluzioni, non soltanto in termini di architettura style, o di stile italiano critical, che è importantissimo naturalmente, ma anche in termini di economia e anche di gestione dell'ambiente, perché il futuro delle crociere andrà verso lo zero o quasi zero emissione, è uno sviluppo importante, un grande passo nel futuro, this is critical, quindi questo this è importante. The last but not least l'ultimo point, ma non meno importante punto here, è che qui there is a lot of room c'è molto spazio for investor, per investitori like che invest possono investire tourism, per il turismo, hotel, hotellerie, is an issue for è una questione importante, gli hotel, noi abbiamo bisogno di molti hotel, abbiamo hotel che siano capaci di join the architecture and di the culture collegarsi all'architettura e alla cultura che abbiamo stuff nella critical, nostra città in modo puro, per we un turismo puro, we need hotels here, noi we abbiamo già detto che abbiamo spazio per alberghi qui, vogliamo portare hotel qui, vogliamo anche qui nel mezzo della città, abbiamo bisogno di alberghi lì, over there. E anche lì so, e quindi this is room for questa genera spazio I per sviluppo right now in specific non voglio andare nei dettagli specifici dei singoli palazzi hotels, ma abbiamo già identificato alcuni di questi so, ma issue, è un'opportunità importante per noi. Forgot to mention the third, the second di dire che run for the airport. C'è anche la seconda pista dell'aeroporto, la seconda pista che vedete qui in bianco will be built sarà costruita with all the, con all the land tutta la terra che verrà via dal tunnel.
il materiale di scavo del tunnel. C'è un'autostrada qua che chiamiamo Gronda, che andrà da qui, lo vedete quel pezzo bianco lì, fino laggiù, e ci permetterà di portare tutti i camion che vanno verso Ventimiglia, il confine, non andare attraverso Genova come fanno adesso, ma andare in quella direzione, ma con più spazio. Metteremo tanta terra qui e là, la terra che scaveremo dal nostro tunnel sub-portuale. We are transforming the city. Insomma, stiamo trasformando la città. Stiamo investendo, come ho detto, 7 miliardi qua e 6 miliardi là per il Terzo Valico. We have a lot of projects. Abbiamo tanti progetti, alcuni di questi sono già costruiti e sono nati dalla penna di Renzo Piano. C'è spazio per investitori, specialmente per investitori privati che vorranno to make the run together with us. Magari correre con noi. L'amministrazione è impegnatissima per aiutare. Ci sono già investitori privati che hanno fatto cose importanti, specialmente qui a Waterfront, ma anche in altri posti. Potete chiedere a loro che cosa abbiamo fatto per loro, per cercare di lavorare insieme come un team e per essere allineati per gli stessi obiettivi. Gli obiettivi sono quelli di avere la città internazionale, un grande posto per qualità di vita, per vivere, for working, per lavorare e per divertirsi e passare tempo libero divertendosi. Questa è Genova. Welcome to all of you. Grazie a tutti e benvenuti. Queste le parole del sindaco di Genova Marco Bucci, che ha presentato ad un audience internazionale, come avete sentito, il plastico che è stato presentato. Vediamo se vuole dire qualche parola anche il presidente di regione Giovanni Toti, che è arrivato anche lui qui a Cannes. C'è anche uno stand di Regione Liguria all'interno della collettiva di ICE, ma qui il presidente Toti sta avvicinandosi a Marco Bucci all'interno dell'area just dedicata al Comune di Genova. Soltanto also poche parole, anche perché English il mio inglese non è peggiore di quello del sindaco britannico, e quindi io stavo parlando con degli amici liguri fuori. The new Genova, la nuova Genova is in the middle è of nel the new Liguria. Metà della Liguria, al centro della Liguria. La Liguria è una regione con tanti investimenti pubblici. È una regione in cui il governo investe 12 miliardi di euro nei prossimi 4 o 5 anni. Dalla Spezia a Ventimiglia stiamo costruendo the new Liguria, la nuova Liguria. The new cruise station, la nuova stazione crocieristica a Spezia, Genova, Savona. The new high speed railway, la nuova ferrovia veloce da Genova a Milano e da Torino a Genova. The new airport, il nuovo aeroporto. The mayor il sindaco vi ha mostrato the new airport, il nuovo aeroporto. And, much more things e tante altre cose che stiamo costruendo. And the you can see the vedere, real estate market, il mercato immobiliare dei mercati rise more in che Italy crescono di più in Italia in the last two years, negli ultimi due anni, anche per questo motivo. A lot of investment tanti investimenti arrivano in Liguria to spend their money, vengono per spendere i loro soldi. Quindi, what can I do? Che cosa posso fare? Cosa and what posso can dire? I say also? Cosa posso dire ancora? More. I think the new Genova, credo che la nuova is Genova the pearl in the middle è la perla of a wonderful region al mezzo di una bellissima that, regione wait you che vi aspetta per i vostri investimenti, for logistic per business, la logistica, for per il business logistico, business, per il business turistico, for high-tech business, per il business high-tech. And the mayor say il sindaco you vi ha detto what, che cosa you in, vi the new, si aspetta in the new Genova, nella prossima Genova, nella nuova Genova, we are here to support e siamo qui per supportare the City Council of Genova, il comune di Genova in tutti i suoi investimenti nel prossimo anno. Quindi vi aspettiamo, in Liguria. E vi auguro di fare ottimi affari da noi. Grazie. Queste le parole del presidente di Regione Giovanni Toti. Dunque il plastico che sta attirando molti visitatori, il padiglione di Genova è pieno. Grazie a tutti, dice il sindaco. Questo dunque da Cannes, la presentazione
del plastico e dei progetti di Genova 2030.